Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi è piuttosto particolare in quanto vediamo insieme come poter realizzare una copertura in semipermanente sui piedi. Io uso i prodotti Passione Unghie e questo è la base Top Coat e il colore semipermanente Grace numero SP89. Oltre a questi due prodotti avremo bisogno anche di un primer in realtà, però non lo vedete qui nel video, ma andrà applicato sulle unghie prima di procedere poi con tutti i vari step. Abbiamo bisogno anche di un cleanser e di una lima per le unghie, oltre ovviamente alla lampada e a un mattoncino. Ecco qui il mio piede sinistro, purtroppo questo ho, so che non è il massimo, però ci serve per appunto vedere come procedere. Iniziamo sicuramente limando in maniera regolare le unghie, tutte le unghie dei piedi. Fatto questo, prendiamo il buffer, il mattoncino, e andiamo ad opacizzare leggermente la superficie delle unghie, rimuovendo la parte più grassa dell'unghia, il semipermanente aderirà molto meglio. Se non avete il mattoncino, comunque non fatelo con la lima, perché la lima è più aggressiva e quindi rischieremo troppo di andare a graffiare la superficie ungueale. Procediamo poi con la rimozione della polvere che abbiamo prodotto con un pads e il cleanser. Quindi ci assicuriamo di passarlo bene sui bordi dell'unghia, sia frontale che nei valli laterali. È dopo questo step che dovremo applicare il primer in strato, diciamo, molto, molto sottile. Io non lo uso sui piedi per il semplice fatto che, diciamo, tiene abbastanza bene anche senza, e quindi evito di utilizzare un prodotto acido. Però, se non siete molto esperte, mettetelo che assicura una durata maggiore. Vado quindi a stendere uno strato sottile di base and top coat, avendo cura di coprire bene la superficie ungueale, senza andare a sbavare sui laterali. Procediamo nella stessa maniera su tutte le unghie, ma se non siamo molto esperti o vediamo che il prodotto tende a colare, non facciamo tutte le unghie insieme e poi le mettiamo in lampada, ma ne facciamo una, massimo due per volta e mettiamo in lampada 30 secondi. Trascorsi i 30 secondi di lampada, andiamo a sgrassare il prodotto con un pads imbevuto di cleanser. Siamo pronti adesso per stendere il nostro colore. Ricordo che ho scelto Grace SP89, che è un vinaccio non molto acceso. E procediamo con la stesura in strato abbastanza sottile e con la massima calma, perché essendo un colore scuro comunque è facile sbagliare e sbavare il colore. Quindi con una certa attenzione andiamo a stendere il nostro colore. E ci assicuriamo ovviamente non solo di aver coperto bene i bordi laterali, ma di aver sigillato anche frontalmente la punta. Adesso siamo pronti per andare in lampada per 30 secondi. Dopo aver polimerizzato 30 secondi, procediamo col fare la stessa operazione su tutte le altre dita. In questo caso, essendo unghie più piccoline, possiamo anche permetterci di farne due alla volta, non di più perché altrimenti rischiamo sempre di sbavare il prodotto e quindi dovremmo ricominciare da capo. Terminati i 30 secondi in lampada, procediamo con le ultime due dita, se siete fortunate e avete un'unghia decente sul mignolino. Purtroppo io non sono così fortunata e c'è ben poco da fare per il mio. Procediamo poi con la polimerizzazione per 30 secondi come per le altre unghie e abbiamo finito. In base al colore che abbiamo scelto e anche in base alla nostra preferenza, possiamo decidere di fare una seconda passata. Ovviamente in questo caso sarà più veloce, quindi possiamo utilizzarlo anche per tutte le unghie insieme e poi metterle in lampada. Ma questo sempre se abbiamo una certa dimestichezza, altrimenti procediamo sempre facendo un'unghia alla volta o due o tre.
Una volta soddisfatti, inseriamo di nuovo il piede in lampada per 30 secondi. Adesso siamo pronti per l'ultimo step, ossia rimettere il base in top coat, questa volta ovviamente con la funzione di top coat. Quindi andrà a rivestire quello che è il nostro colore e andrà a sigillare tutto il lavoro fatto. Anche in questo caso attenzione a non colare sul bordo e soprattutto sigillate bene la punta. Siamo pronti per andare in lampada un'ultima volta, sempre 30 secondi e il nostro lavoro è completo. L'ultimo step è sgrassare il lavoro che abbiamo fatto, quindi con un pad imbevuto di cleanser andiamo a sgrassare la superficie che altrimenti resterebbe appiccicosa. Piccolo trucchetto: se avete sbavato sulla pelle col colore potete limare delicatamente così da rimuoverlo. Ed ecco qui il lavoro completo una volta fatti tutti i due piedi. Ovviamente per esigenze di filmato vi risparmio anche la realizzazione dell'altro piede e spero vi sia utile se decidete di fare il semipermanente a casa da soli. Se avete dubbi scrivetemi nei commenti. Ci vediamo al prossimo video!